Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo appuntamento con After the Floor, edizione del 18 aprile 2015. Andiamo quindi a vedere brevemente la parte grafica dei prodotti che abbiamo analizzato nell'articolo a cui questo video è allegato e partiamo dalla soia. Siamo sul contratto maggio 2015, 968,6 centesimi di dollaro per bushel in rialzo dello 0,28%. La situazione non presenta variazioni di rilievo rispetto a quella delle analisi precedenti, tolto che abbiamo avuto l'annullamento del segnale short del 9 aprile con i massimi di giornata della sessione del 15 di aprile. Cosa si nota sul grafico, a parte quanto già detto in precedenza, che stiamo generando nuovi minimi. Infatti abbiamo i minimi di contratto di ottobre, da cui è scaturita la salita che ci ha portato in area 1093. Da qui è seguito appunto un periodo di congestione dei prezzi, discesa dei prezzi, recupero e via via minimi sempre inferiori. Quindi, se l'andazzo continuerà a essere questo, non è da escludersi un ritorno in area 929,4 centesimi di dollaro per bushel. Per scongiurare questo, sicuramente dovremmo riuscire ad ottenere uno sprint rialzista che ci porti almeno al di sopra dell'area 993,1000 in prima battuta e dopo al di sopra di quota 1040. Quindi questi i principali livelli di controllo. Passiamo al corn. Ci manteniamo sul contratto maggio 2015, poi dalla prossima analisi aggiorneremo e ci porteremo più avanti. Corn, anche qua non abbiamo novità, in quanto siamo, 379,6 centesimi di dollaro per bushel, in rialzo di circa un punto percentuale in chiusura di ottava, prezzi che comunque non sembrano direzionarsi, quindi siamo ancora all'interno di questo periodo di congestione. Abbiamo l'ultimo minimo superiore a quello precedente, quindi quello realizzato nella sessione del 14 aprile, però anche in questo caso, se vogliamo avere dei movimenti degni di nota, dobbiamo sbrigarci e tornare al di sopra di quota 390 in prima battuta e altrettanto velocemente al di sopra di quota 400 per avere appunto un movimento che possa essere significativo. In caso contrario, primo livello di supporto quota 373, secondo livello di supporto quota 366,4 centesimi di dollaro per bushel. Passiamo al wheat. $494,4 centesimi di dollaro per bushel, sessione che all'insegna del nulla di fatto, totalmente invariata rispetto alle precedenti. I prezzi si appoggiano nella discesa sul supporto a quota 489, che sarà chiaramente il primo livello da tenere, vicinissimo, e al di sotto abbiamo il minimo di contratto quota 478 circa centesimi di dollaro per bushel. In senso opposto, chiaramente portarci al di fuori di questo movimento di congestione, la cui parte superiore è collocata a quota 542,4 centesimi di dollaro per bushel. Vediamo ancora il comparto soft. Partendo dallo zucchero, che è l'unico che forse sta delineando una figura più comprensibile rispetto al resto dei prodotti analizzati. Andiamo sul contratto continuous, andiamo a esaminarlo su base settimanale, chiusura tra l'altra cosa 13,24 meno 1,41% in chiusura di ottava, leviamo anche i volumi per avere una visione migliore e appunto sul settimanale si sta delineando un quadro grafico che sembra corroborare le ipotesi che avevamo fatto nei precedenti video, quindi abbiamo avuto la discesa e la perforazione di questo triangolo, adesso abbiamo un recupero che si interrompe proprio sulla parte inferiore del triangolo che stavamo analizzando, quindi non è da escludersi un movimento del tipo discesa, perforazione, pullback e di nuovo discesa, fatto che potrebbe essere anche confermato dalla conformazione di queste ultime candele che potrebbero essere riferibili a una bull flag, per il resto, una bear flag, scusate. Per il resto, particolare attenzione all'acquisizione di posizione anche per i motivi che abbiamo citato nell'articolo, perché se dovessimo trovarci in una situazione di ulteriore discesa,
potremmo estendere il calo sino in area 11,35 in prima battuta e ben più sotto in area 10 sostanzialmente in caso di ulteriori storni di prezzo. Passiamo all'analisi del coffee. Che anche in questo caso non ci mostra nulla sostanzialmente di nuovo rispetto all'analisi che avevamo prodotto in precedenza. Andiamo a vedere il contratto più avanzato e possiamo vedere come comunque non vi siano variazioni di rilievo. Siamo in area 141,4 meno 0,07%. Andiamo anche qua a levare un attimo i volumi per rendere più comprensibile la lettura del grafico e vediamo che il quadro che ci si presenta sostanzialmente risulta invariato. Scusate solo un attimo. Qua siamo sul contratto, appunto, abbiamo detto luglio 2015. Possiamo vedere che i prezzi restano incanalati in questo lungo channel ribassista e se andiamo a evidenziare la situazione di prezzo attuale, possiamo vedere che è presente oltretutto un forte movimento laterale di congestione dei prezzi, quindi anche qua tutto da definire, come abbiamo letto in precedenza, tutto vincolato ai report sui raccolti, che fino a che non avremo dei numeri precisi sarà veramente difficile avere una direzione di mercato definitiva. Terminiamo con l'analisi del cotton. Che si colloca in chiusura di ottava in calo forse un po' più marcato rispetto agli altri prodotti, meno 1,12%, 63,29 centesimi di dollaro per libro. La situazione qua però sembra essere lievemente migliore rispetto a quella degli altri prodotti che abbiamo analizzato, poiché dopo i minimi della sessione del 23 di gennaio 2015 possiamo vedere che ci stiamo muovendo con minimi superiori sempre a quelli precedenti. Lo possiamo vedere in questa, adesso proviamo anche a tracciare una trend per vedere come ci stiamo comportando. Ecco, potremmo identificare questo prodotto, questa caratteristica grafica. Quindi, in base a questo, dobbiamo tenere sotto controllo sicuramente il primo minimo qua in area 62,35 come primo punto di controllo, seguire la trend line in caso di storni, chiaramente il secondo punto di controllo sarà in corrispondenza di quota 60 centesimi di dollaro per libra. In direzione rialzista, fondamentale superare quota 67,17, quindi l'ultimo massimo, e da qui poi livelli di controllo 67,66 e 70,67 centesimi di dollaro per libra. Per questo appuntamento è tutto, vi rimando alla prossima settimana con una nuova edizione di After the Floor. Come sempre, grazie per la vostra attenzione e buon trading a tutti.